siamo il popolo della comunione al futuro. Come pensare che le genti si raccolgano nell'unica Chiesa per diventare un cuore solo e un'anima sola? There is peace in Christ when we learn of Him, feel the love He felt for us when He bore our sins. Paolo parla di un'unità che si configura per la condivisione della vocazione alla speranza. Una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, chiamati alla medesima speranza. Per questo noi diventiamo un cuore solo e un'anima sola. La nostra è una comunione al futuro. Siamo un popolo che si mette in cammino perché fa credito alla promessa. Condividiamo lo slancio e l'ardore, la pazienza e la tenacia, perché la promessa di Dio ci ha fatto ardere il cuore, ci ha convinti ad alzare lo sguardo. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. E come sarà allora questa comunione al futuro che fa nascere la Chiesa dalle genti? Come sarà questa comunione al futuro che raduna le diverse confessioni di coloro che credono nell'unico Signore? Come sarà questa comunione al futuro che diventa una speranza di pace per tutti i popoli della terra? He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Conosco le mie pecore conoscono me e io do la vita per le mie pecore. Ecco, la vocazione alla speranza non è la proclamazione di un sogno, non è una retorica del progresso, è la vita donata di Gesù, è lo spirito infuso dalla sua Pasqua, che spinge come un vento amico, che rende ardenti come un fuoco vivo, che offre sollievo come l'acqua viva che ristora nell'aridità del deserto. Tutto è grazia. Siamo stati amati fino al sacrificio dal buon pastore per convincerci a fidarci della promessa. Noi speriamo al futuro perché siamo stati amati così. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. La comunione al futuro poi è un esercizio di virtù presenti.
Le indicazioni di Paolo agli Efesini raccomandano lo stile dell'amorevolezza, che ha cura dei rapporti, che interpreta i molti doni come tutti relativi all'edificazione. Cerca la comunione più dell'efficienza, irradia la gioia della speranza piuttosto che il malumore per il disagio del cambiamento. Guarda i popoli portatori di futuro con stima e incoraggiamento, invece che consentire il diffondersi della paura e lasciarsi tentare dalla meschinità dell'arroccamento. There's no peace on earth, there is peace in Christ.